Buongiorno amici e amiche, buona domenica 23 gennaio 2022. Questa settimana i commenti saranno curati da Don Aurelio Sanapo. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1 e 4. Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Come ogni domenica, la Chiesa celebra la parola di Dio. Tutta la liturgia è ordinata alla sua gloria, non solo da parte del singolo credente, ma dall'assemblea che ascolta quella parola promettente, nutriente, edificante. Le parole della Torah pronunciate da Ezra nella prima lettura scuotono l'ascoltatore cercando di suscitare pentimento. Le parole del profeta Isaia, messe in bocca a Gesù nel Vangelo, cercano invece attrazione. Gli occhi di tutti, infatti, erano fissi su di lui. Ezra spiega le scritture, Gesù, da vero maestro, invece, spiega con la sua vita come oggi si è compiuta questa scrittura che avete ascoltato. È un dato di fede che noi credenti non possiamo tralasciare. Gesù ci vuole attirare e salvare attraverso la sua parola. Sarebbe bello che attraverso la nostra vita si potesse compiere la scrittura e diventare così scritture viventi. E tu ti senti attratto dalla sua parola? Produce un effetto nella tua vita oppure ti è indifferente? Vi ricordo di visitare il sito www.annunciatedetetti.it. Buona domenica!